Oggi ripercorriamo la storia in rigoroso ordine cronologico di uno dei weekend più assurdi mai vissuti in pista da lui. Lui che è uno dei talenti più assurdi della storia del motociclismo. Lui che di weekend assurdi ne ha passati tanti per un motivo o per un altro. E lui che, è dominio pubblico, ne ha due rotonde e gigantesche. Eppure c'è stato un weekend dove neanche un alieno ha potuto fronteggiare il livello di assurdità raggiunto. Sachsenring 2023. La storia di Marc Márquez al Gran Premio di Germania 2023 parte da Austin, Texas, esattamente due mesi prima, quando Rins, fresco alla sua terza gara su una Honda, indietro tecnicamente, pericolosa e piena di problemi come quella di Márquez, ha vinto il Gran Premio delle Americhe. Vittoria inaspettata per tutti. Doppio smacco per Márquez però. Una delle sue piste preferite, dove in passato aveva sempre fatto il bello e il cattivo tempo, 2019 a parte per un problema tecnico, dove nel 2021 era addirittura riuscito a rivincere quando era ancora tutto smaciullato e storto dopo l'infortunio di Jerez un anno prima, su una moto come la sua. E tutto questo mentre lui, come anche tutti i suoi compagni di marca, incluso Rins, a parte in quell'occasione, faticavano. Faticavano per una moto nettamente inferiore alla concorrenza, una moto tecnicamente alla deriva forse e che, gran premio dopo gran premio, si era guadagnata meritatamente la fama di essere pericolosa. Mir, compagno di squadra di Márquez, assente per infortunio. Lo stesso Rins, una settimana prima al Mugello, era stato scaricato dalla moto in mezzo alle due arrabbiate e ad oggi, settembre 2023, sta ancora guardando le gare dalla televisione. Ecco, con tutte queste premesse si arrivava al Sachsenring, altra pista preferita dell'alieno, forse la preferita in assoluto, e già dal giovedì si era capito che non sarebbe stato un weekend di mezze misure. Vincere o fallire provandoci, non c'era altro. I would like to win the podium on Sunday race. Venerdì, primo turno di prove. Márquez esce, non fa in tempo a fare neanche un giro che alla 7, un curvone in discesa da 160 km orari e tanto pelo sullo stomaco, la sua moto perde il posteriore per un attimo e lui rischia di essere lanciato nell'iperspazio. Buongiorno, dice lei. Buongiorno a te, risponde lui. E l'assurdo weekend inizia così. Márquez torna ai box, prende la radio e fa fischiare le orecchie a tutti. Non c'è grip, gli dice. Ho già rischiato di cadere due volte. Adesso immaginate lo stato mentale di un pilota che sa di essersi giocato un jolly e non sono passati neanche i primi 15 minuti di un weekend lunghissimo e molto impegnativo. Sa già di dover affrontare una salita senza fine. Però è determinato, l'intenzione era di mettere tutto sul tavolo e quindi, dopo un break collettivo causa pioggerella, a una decina di minuti dalla fine del turno si rimette il casco e escono tutti a fare un time attack. Márquez fa segnare il secondo tempo più veloce fino a quel momento e poi vanno tutti a pranzo. Durante la pausa torna la pioggia e quando la MotoGP si ritrova a dover scendere in pista nel pomeriggio, l'asfalto non era ancora totalmente asciutto, c'erano delle chiazze. Alcuni piloti escono subito, altri, come Márquez, aspettano. Con lui al box, l'unica Honda in pista è quella di Nakagami. Oh dear, that's a wrecked Honda. It's Taka Nakagami, and that is another Honda big crash. Nakagami has taken a monumental tumble. Una gara a eliminazione. Questa era diventata la situazione Honda. Altra moto devastata. Altro pilota al centro medico a farsi controllare. Ma in questa MotoGP non c'è tempo per dubbi e esitazioni. E dopo una breve bandiera rossa per permettere ai marshal di raccogliere tutti i pezzetti della moto di Nakagami sparsi per la pista, si riparte ed esce anche Márquez, l'ultima Honda rimasta a questo punto. Fa qualche giro con una moto che è sempre costantemente in movimento. Mentre le Ducati anno dopo anno assomigliano sempre di più a dei treni su binari, la Honda di Márquez si muove come se avesse del sapone sotto le ruote. È una lotta continua, è una continua forzatura a cercare di mandarla dove lei non vuole andare. E inevitabilmente di roba così ne succede ogni due curve. Torna ai box e si
riattacca alla radio. La moto è inguidabile, è lenta ed è anche pericolosa. Poi torna in pista un'altra volta, inizia a girare ancora una volta, passano appena 5 minuti di orologio e la moto cerca di scaricarlo per l'ennesima volta. È un incubo. E non fa in tempo neanche a far scendere i battiti e a prendere fiato che si ritrova Fernandez a terra davanti a lui che scivola giù dalla cascata a pancia sotto. Scena stramba, lui gli dà un'occhiata e prosegue. Ma la cosa bizzarra è che Marquez sembra non avere un attimo di tregua né dalla moto né tantomeno dalle circostanze. È un continuo stato di allarme. E indovinate un po', passano altri 10 minuti o poco più e... velocissimo cambio di direzione, il posteriore lo molla per un attimo e, ancora una volta, a momenti lo scarica di violenza. Riesce a rimanere in sella e appena la furia meccanica si è calmata, la furia umana perde le staffe e manda tutto e tutti a quel paese, perché non ne può più. E quindi basta, no? Finisce qui, neanche lontanamente. 7 minuti dopo... lui continua a spingere e la moto continua a cercare di scaricarlo. Rientra ai box, prende fiato e insieme a tutti gli altri deve tornare in pista per l'ultimo time attack, perché in palio c'è l'accesso diretto alla Q2. A 4 minuti e 52 secondi dalla fine della sessione, mentre la maggior parte si stanno ancora lanciando, succede questo. Maverick perde l'anteriore in ingresso alla 1 e per un soffio non finisce addosso alla moto di Alex Marquez che stava uscendo dai box in quel momento. Letteralmente una tragedia sfiorata per un niente. Sospiro di sollievo, no? Mica tanto. Perché passano esattamente 83 secondi. Se questo fosse un documentario e io fossi uno sceneggiatore serio, i secondi sarebbero stati 93 ovviamente, ma questo non è un documentario e io non voglio mentirvi giusto per sparare una frase a effetto, e quindi i secondi, contati più e più volte, purtroppo sono solo 83. Passano esattamente 83 secondi e non 93 e succede la stessa identica cosa un'altra volta, con protagonisti diversi e con molti più pezzi di carbonio volanti. Quella colpita e disintegrata è la moto di Zarco che stava uscendo dai box e quello a cadere alla 1 come Maverick era ovviamente Marquez. Un botto clamoroso, due piloti incolpevoli e, non si sa come, entrambi illesi. Tragedia sfiorata per un altro millimetro ancora una volta. E ancora una volta voi mettetevi nei panni di Marquez e immaginatevi quale potrebbe essere il vostro stato d'animo dopo aver rischiato la pelle 5 o 6 volte nel giro di qualche ora. Una giornata difficilissima e storta sin dal primo minuto. Mille difficoltà, mille rischi e mille sudate a freddo. E siamo solo a venerdì. I problemi di Marquez e la Honda sono minuscoli in confronto a quelli che abbiamo noi tutti quando si parla di privacy online. Avete presente che da anni ormai abbiamo impestato la rete con tutti i nostri dati sensibili e che continuiamo a farlo giornalmente? Dati anagrafici, i luoghi che visitiamo, cosa compriamo, con chi parliamo? Ecco, sappiate che ci sono al mondo qualcosa come 4.000 compagnie diverse che raccolgono i nostri dati sensibili da quante più fonti possibili, mettono tutto insieme e poi li rivendono alle nostre spalle. È un'industria che macina miliardi di dollari ogni anno, magari ne avete sentito parlare, si chiamano data brokers, commercianti dei cazzi vostri in italiano. Avere i vostri dati sensibili catalogati all'interno di questi database vi espone a tutta una serie di rischi, ovviamente, ed ecco perché ci sono leggi, la GDPR in Europa, che costringono i brokers a cancellare le vostre informazioni se voi fate richiesta. Il problema è che per richiedere formalmente di cancellare i vostri dati a tutti i brokers che potrebbero averli, vi servirebbe un'infinità di tempo. 60 anni tipo. E qui è dove arriva Incogni. Delegando Incogni a fare le richieste da parte vostra sarà come avere un assistente che in maniera perenne si occuperà della rimozione dei vostri dati dai database dei brokers. Eh sì, perché alcuni brokers rimuovono tutto subito, altri invece vanno incoraggiati, c'è da insistere, c'è da stargli dietro. Incogni lo farà per voi. Cliccate il link che trovate sotto al video o usate il codice TalkingHelmet per ricevere un esclusivo 60% di sconto sul piano annuale di Incogni. incogni.com/talkinghelmet. Provatelo. Dopo il botto e la conseguente bandiera rossa, Marquez non riuscirà a fare un ultimo time attack per la Q2 diretta e quindi il giorno dopo, sabato, dovrà passare per la Q1. Il sabato mattina però si svegliano con una sorpresa, la pioggia, caduta prima dell'inizio della Moto3.
Quando la MotoGP scende in pista per la sessione di prove libere, la pioggia non c'è più, ma l'asfalto è ancora bagnato. Escono tutti con le wet e iniziano a girare a trenino. Nella cabina di commento si parla ancora della tragedia sfiorata del giorno prima e del fatto che Marquez non fosse andato a sincerarsi delle condizioni di Zarco dopo l'incidente. E proprio mentre Borsoi esternava il suo disappunto nei confronti di Marquez ai microfoni della Dorna, Bezzecchi, vagone centrale di uno dei trenini, si pianta in mezzo alla traiettoria. E secondo voi chi poteva esserci dietro a Bezzecchi in quel preciso momento? Marc Marquez. Bezzecchi, sgridato dagli stewards, Marquez logicamente incolpevole, ma la storia sembra essere punto e a capo, perché sono passati appena 5 minuti dall'inizio di un nuovo giorno e lui si ritrova già dentro all'ennesima polemica e l'ennesimo imprevisto. Non trova pace. Sul finale del turno torna a cadere un po' di pioggerella, bagnato non bagnato, grip non grip, condizioni difficili nelle quali ovviamente i piloti più sensibili e con più voglia di rischiare vengono premiati dal cronometro, e non a caso alla fine del turno in cima alla lista c'era Marquez. Arriva la Q1, l'asfalto è ancora troppo bagnato per le slick, ma in traiettoria c'è già una linea asciutta sulla maggior parte della pista, ma non tutta. E quindi si sa già da subito che sarà un gioco a chi mette le slick al momento giusto e passa sotto al traguardo per ultimo prima della bandiera a scacchi, farà la pole, come succede quasi sempre su una pista che va asciugandosi. Escono tutti con le gomme da bagnato, Marquez fa un giro lanciato a cannone, mette la moto in prima posizione e rientra. Prende 2 minuti di pausa e poi decide di uscire di nuovo con le gomme da bagnato per assestare nuovamente la situazione. La pista, essendo corta, permette di rientrare anche un paio di volte volendo. Secondo giro lanciato del turno, movimenti della moto di tutti i tipi, un settore rosso dopo l'altro, ma arriva all'ultima curva, più bagnata del resto della pista, perde l'anteriore e scivola. La moto sta ancora strisciando sulla ghiaia che lui già corre verso i box a prendere l'altra con le gomme slick. Immagini, rubate da Mauro, viste e riviste 100 volte, determinazione che vale il prezzo del biglietto da sola. Comunque arriva ai box, prende fiato, nel frattempo Binder è uscito già con le slick sotto suggerimento di Miller e qualche minuto dopo lo raggiunge anche Marquez. Loro due saranno gli unici ad azzardare le slick e saranno ovviamente i due a passare in Q2. E qui, tanto per avere un'idea del calibro del soggetto, vale la pena fare un giochino diverso dal solito, perché a volte c'è da imparare anche guardando i tempi all'inizio di un turno, invece che alla fine. All'inizio del turno i piloti si sono trovati una pista in condizioni difficili e incerte, sono usciti e, in quei casi, chi ha più pelo e più manico va più forte da subito. Ecco, questi sono i primi giri lanciati di tutti. Marquez è almeno un secondo più veloce di chiunque altro. Questa roba si scrive in numeri, ma si legge manico. E sapete qual è la cosa divertente in tutto questo? Sapere che dopo tutti i salvataggi, le corse e le capriole, il primissimo giro lanciato che Marquez ha fatto all'inizio del turno gli sarebbe bastato per andare in Q2. Perché in 15 minuti nessun altro pilota, a parte Binder con le slick, è riuscito ad andarci neanche vicino. Q2. La pista ha ancora qualche chiazza umida, ma ovviamente escono tutti subito con le slick. Binder e Marquez hanno un leggero vantaggio inizialmente perché, avendo appena finito la Q1, sanno già cosa aspettarsi in termini di grip. Marquez si ritrova in un gruppetto, nello specifico dietro Miller, e iniziano a tirare. Nel frattempo dai box ci dicono che la seconda moto di Marquez non era ancora tornata dalla scivolata all'ultima curva qualche minuto prima e che quindi Marquez per questo turno avrebbe avuto a disposizione una sola moto. E questa informazione si rivelerà essere cruciale, perché qualche secondo dopo, all'ultima curva, Miller ha un momento di esitazione, Marquez, più veloce, gli stava già quasi salendo sopra e la minuscola correzione che si ritrova costretto a fare risulta in questo. Yesterday afternoon, a whole bunch of hot laps being fired in here. And it's Marquez has gone down again. Mark Marquez makes another mistake. Un high side corto di quelli veramente schifosi. Non c'è velocità, non ci sono metri e metri di volo in aria, ma c'è violenza nell'impatto. Rimane lì stordito per qualche momento, si rialza. Vanno a raccogliere sia lui che la moto e li trascinano entrambi a bordo pista, all'esterno della via di fuga dell'ultima curva. Stavolta correre verso i box non è un'opzione. Non ce la fa fisicamente perché zoppica
e in ogni caso non ci sarebbe stata la seconda moto ad aspettarlo. Ed ecco perché il suo capotecnico si toglie il caschetto e si arrende definitivamente. Fine dei giochi, no? Beh, non così in fretta. Eh sì, perché non appena Marquez ha ricominciato a camminare dritto da solo, ha ripreso la moto, l'ha accesa in discesa sulla service road, ha riattraversato la ghiaia ed è tornato ai box, dove nessuno si aspettava di vederlo arrivare. Team nel panico, tutti che si mettono a lavorare per rattoppare la moto quanto più possibile, ala destra presa al volo dalla moto di Mir e via, pronti per un altro giro. Torna in pista, 12esimo a questo punto, fa il primo giro lanciato e mette la moto in seconda fila. Inizia il secondo ed ultimo tentativo a 55 secondi dal termine, ma perde l'anteriore alla prima curva, di nuovo, e la sua qualifica finisce lì. Partirà settimo in griglia per la sprint un'ora e mezza dopo. Nella pausa pranzo ci sono state discussioni a non finire di tutti i tipi dentro quel box e il tutto si può riassumere in Marquez che dice: ascoltate raga, ma chi ve sen cu? Sacrificarsi per vincere? Sì. Sacrificarsi per fare settimo? Mai più. E quindi stanco, sbattuto, acciaccato, demotivato e anche sgonfio, parte per la sprint e senza quasi mai essere inquadrato arriva al traguardo 11esimo. Il giorno dopo, domenica di gara, si sveglia con la voglia di mettersi al lavoro un'altra volta però, di provare a ripartire per l'ennesima volta e di trovare il bandolo della matassa di questa moto ingestibile. Si fa preparare due moto fuori dal box, una ha il telaio normale, l'altra ha il telaio chiamato Kalex. Simon Crafer dai box dice: mi sembra chiaro che farà una comparativa dei due telai, è uscito con una moto e l'altra moto è qui senza la gomma posteriore, segno evidente che rientrerà a cambiare moto e sposteranno la stessa gomma da una all'altra. O meglio, quello era il piano, perché quasi non finisce di raccontarla la storia che viene interrotto e le immagini vanno alla curva 7, la stessa curva dove la moto di Marquez l'aveva già quasi tradito al venerdì mattina al primo giro, e mostrano questo. Of the weekend then for number 93 and he's hurt, he's down again, as we mentioned this can't go on, this just cannot go on, can it? Un botto clamoroso, roba che ti toglie il sentimento. Discesa, 160 km orari, similitudini con eventi passati che fa impressione solo a pensarci e la sensazione condivisa da tutti che una persona non può certo continuare in quel modo. In tutto questo lui per l'ennesima volta si ritrova lì, a bordo pista che cerca di riprendere fiato, sta su a malapena, si siede, si rialza, pensa, gira e rigira e invece noi siamo a casa. Sono le 10 di mattina di una domenica, abbiamo una tazza di tè caldo fra le mani e siamo davanti a uno schermo a guardare questo spettacolo a tratti macabro con una sola domanda in testa: ma questo come cazzo farà?